una giornata piovosa, però siamo qui per presentare la Summer 2023 e quindi, come è ovvio che sia, stiamo guardando a questa stagione come la stagione della definitiva ripartenza, quella che riporta l'aeroporto di Palermo ai dati pre-Covid. Quindi sarebbe già un bellissimo risultato nelle condizioni in cui si trova in questo momento l'aeroporto, che è un cantiere quasi integralmente, riuscire ad accogliere circa 500.000 passeggeri che sono attesi in questa stagione estiva. È chiaro che l'aeroporto di Palermo è il biglietto da visita della città di Palermo, quindi bisogna far sì, mettendoci tutti insieme, sbracciandoci, far sì che questo aeroporto sia in grado di accoglierli e accoglierli bene. E poi è chiaro che tutti i servizi collaterali, a partire da RFI e quello che ci gira intorno, devono fare la loro parte per superare questa stagione estiva. Dopodiché tutto quello che comporta il futuro dell'aeroporto lo vivremo, lo decideremo e lo analizzeremo subito dopo, ma in questo momento è prioritario assicurare servizi di qualità ai passeggeri che ci raggiungeranno per la stagione estiva, e sono davvero tanti.